No, ma tu eri troppo raccontami. impegnata. Ne abbiamo fatti di tutti i colori. E raccontami Io naturalmente ho fatto tantissime gaffe, come sono solita fare, no? Dai, E poi raccontami, Mara mi ha sempre Orietta. aiutato. Mara, ti aiuta. Ma non è vero che te... Allora, noi siamo andati Racconta, racconta, se hai coraggio. in Oh, questo appartamento parlate bellissimo, dove Sandra non ci voleva rimanere perché lei voce. voleva Volevo essere andare servita in un grande albergo. Aveva paura di lavare, di stirare e di farsi da mangiare. Invece eravamo accudite da tre bellissimi ragazzi. No. Ecco, hai visto? Sandra, E da racconta. lì ha cambiato idea. Sandra, raccontami tu, è vero tutto questo? Ma no, perché sai, è stata un'avventura un po'. Hai presente quella canzone di Lucio Dalla che diceva "Fermate il mondo, che voglio scendere un momento"? Era un po' così, no? Lasciare le responsabilità, le problematiche, partire per un viaggio avventuroso con due donne fantastiche come Mara e Orietta e senza pensieri, senza più i problemi che ti assillano, cioè ritrovare in qualche modo la propria giovinezza. È stato bellissimo, ci mancavi tu, è vero, ma la prossima volta puoi venire, no? Certo, Io veramente te eri giovane, per cui non quest'estate, è. visto che abbiamo fatto le vacanze a Forte dei Marmi, Sì, io ti ho corteggiata molto e ti ho mi hai detto: ma molto corteggiato. è vero o no che ti ho detto, ma porta anche me? Non E m'hai poi come voluto. facevano qua? Beh, ti Senza di davano te, il vero? permesso, la È un permesso di 15 giorni. Sì, Ah certo. sì, allora lo teniamo in considerazione, Certo che mi perché davano il sai, permesso. dunque, devo dirti che è stato un viaggio fantastico, perché queste due ragazze sono formidabili. La Berti, che sembra l'angelo della casa, invece una donna precisa, una rompiscatole, pensa che lei la sera, prima di andare a dormire, lava tutto quello che ha messo il giorno, quello in cui la sera è appena venuta, ma la sera a Ecco. mezzanotte, e lava le scarpe, le calze, la sottoveste, la copertura, il vestito, il cappotto, le valigie. No, è una roba che finisce. Veramente? No, è vero o no, Berti? Orietta? Berti, Sì, è vero. Ma ecco. perché lavi e, tutto? Scusa. e, e, è vero. Ma perché mi trovo bene, mi rilassa. Adesso la E prossimo poi viaggio scusa che lo Mara, io so. non dormo mai, qualcosa devo pur fare, no? No, però Berti, la prossima volta, adesso che conosco, ti do anche i miei, perché io faccio volentieri a meno, cioè aggiungiamo. Va bene, va Mentre bene. la Milo ha una cosa bellissima. Per lei non è mai finito niente. Cioè, capisci, lei trova il bene, il piacere, gli uccellini, i fiori, le tue. Ovunque. Eravamo alla Alhambra con questa cosa fantastica. E lei ha detto: guarda, c'è un volo di uccellini. Che non c'entrava non c'entrava niente. Per cui fa molto, molto. Sono due personaggi bellissimi. E poi la Milo ha questa cosa che anche lei, siccome è venuto un signore che faceva l'indovino, non so cosa ha indovinato, ma si è indovinato alla Berti, è nata una nipotina, lei non lo sapeva ancora ed è stato vero, gli è nata in Sì. questi giorni. La Milo gli ha detto che trovava un Sì, è vero. fidanzato in uno studio di un dentista. E noi abbiamo passato la vacanza, tutte le scritte dei dentisti dicevamo alla Milo: oi, fermiamoci, che la Milo andiamo a vedere se è arrivato lì il principe azzurro. Però lei crede ancora nel principe Non è azzurro? arrivato. No, Sandrina, momentaneamente no, però adesso non cerchiamo è altri. arrivato.